Buongiorno, avrei desiderato potervi incontrare tutti personalmente, in presenza, come ad un certo momento vi era stato comunicato, ma dopo aver effettuato tutte le verifiche e le valutazioni del caso ho preferito non esporre a rischi la salute di nessuno di voi, di noi. Ed eccomi quindi con un mezzo a cui ormai siamo abituati da un anno a questa parte a portare il mio saluto a tutti e a ciascuno. In questi primi giorni di permanenza ho incontrato persone con una grande professionalità e disponibilità e questo mi induce a confidare che sapremo raccogliere e affrontare le grandi sfide che ci attendono. Tuttavia non possiamo nasconderci che stiamo attraversando circostanze del tutto inedite che ci chiedono un sovrappiù di responsabilità affinché il servizio che svolgiamo possa risultare ancora più efficace ed efficiente. Come abbiamo già sperimentato sin dalle prime fasi della pandemia, l'amministrazione della giustizia non può e non deve fermarsi. Non può fermarsi nel suo centro pulsante, nelle stanze del nostro Ministero e non può fermarsi in nessuna delle articolazioni periferiche, gli uffici giudiziari e gli istituti penitenziari, dove vivono e lavorano persone che in parte dipendono dal nostro lavoro. C'è una grandissima aspettativa che preme sulla giustizia italiana. I cittadini, la società civile, le istituzioni si attendono molto da noi e per questa ragione mi piace sottolineare che ciascuno di noi può contribuire al cambiamento che da più parti viene invocato, svolgendo al meglio il suo compito nel posto in cui è chiamato. I grandi cambiamenti si realizzano solo grazie al contributo di tutti e di ciascuno, è sempre un lavoro corale e questo è il sovrappiù di responsabilità che possiamo offrire al Paese ed è lo sforzo che mi sento di chiedervi in questo momento così grave per l'Italia, un momento che però può trasformarsi in una grande opportunità anche per l'ambito che ci riguarda. Vi ringrazio dunque fin da ora per il vostro lavoro e per la vostra dedizione, in attesa comunque di potervi incontrare personalmente. Grazie davvero.